Cari amiche e cari amici, non ne posso più. Io tante volte ho detto non bisogna fare generalizzazioni, ma questa volta mi sento di farlo. Basta con i nostri parlamentari che stanno lì, camerieri dei banchieri, aveva ragione Serapao, quanto aveva ragione. E ormai sono un frullato, sono indistinguibili, eh? La notte in cui tutte le vacche sono nere, stanno lì, stanno lì. Adesso non vi dico neanche il nome di questo deputato della Lega, chi se ne frega, sono tutti veramente fatti con lo stampino. La domanda dell'intervistatore è questa: voci di corridoio dicono che lei stia passando a Fratelli d'Italia. Ora, uno che si aspetta una risposta che dice sì oppure no. Sentiamo la risposta. Ascoltiamola insieme. Molto banalmente continuerò a fare quello che ho sempre fatto, cioè che è quello Sì. di lavorare per costruire in Italia diciamo un fronte, no? Una destra, passatemi un po' il Sì. termine esemplificativo, identitaria Sì. Sì, va e bene. in grado veramente di offrire un progetto di Certo, paese certo. alternativo. Certo, Un progetto di progetto paese alternativo. però Ma ci che vai con sia Fratelli solido, d'Italia cioè o no? costruire una destra che sia capace di veramente di essere un'alternativa di governo, perché purtroppo il Certo, limite, alternativa di governo. secondo me, anche del Ma con populismo, no? Fratelli Io d'Italia ci da un vai, po' sì o che no? lo dico è quello di aver puntato a vincere le elezioni, dimenticandoci che però una volta vinte le elezioni bisogna A saper governare e B saper restare al governo, che sono Piccola due cose dimenticanza, una piccola molto diverse. dimenticanza. Abbiamo visto il Conte 1 che fine ha fatto, no? Quindi è caduto, diciamo, molto rapidamente, diciamo, Scusa, la sotto i domanda era colpi se vai con Fratelli d'Italia. dell'establishment. Quando tu devi fare politica, la politica appunto è l'arte del realismo e del compromesso, tu devi riuscire a costruire un progetto politico Sì. che riesca, diciamo, a fare sintesi di tutte quelle che Proprio sono tu poi le parli di sintesi, componenti ma ci dici se che vai o no con formano la Fratelli tua comunità, d'Italia? quindi insomma non creando, diciamo, nuove lotte di classe, ma proprio quello Certo, certo. di aggregare e trovare un'armonia. Per Insomma, ci vai questo con Fratelli. Ah, per io questo penso che zitti. Salvini abbia comunque il merito di essere stato, cioè ha rappresentato un passaggio Sì. molto importante, no, Certo. per questo mondo Ah, identitario, quindi ancora perché non ci dici se ricordiamoci vai con che Fratelli Salvini d'Italia. ha iniziato questa trasformazione e la Lega, che ora ahimè si è interrotta quando Si è c'erano milioni interrotta, di italiani che certo. erano rimasti orfani di una casa che Scusa, la rappresentasse domanda era se vai con queste Fratelli istanze. d'Italia. E Comunque, secondo amici, me questo, diciamo, questo progetto. interrompo, il video a 3 minuti. Sapete dopo quanto arriva la risposta? Dopo 8 minuti, dico 8 minuti. Questi sono quelli che stanno al potere e noi giriamo con la museruola e Draghi svende tutto. Anzi, chi vuole comprare un pezzo d'Italia me lo faccia sapere. Care amiche e cari amici, io per rispetto ai miei ospiti, vedete, sto facendo delle interviste, che vanno preparate, vanno contattate le persone, c'è tutto il lavoro dietro, oltre alla lunghezza delle stesse interviste. Per rispetto a loro non chiedo contributi alla fine delle interviste, andate a controllare, non lo faccio mai, perché è una forma di rispetto verso gli ospiti. Però sono giorni che non arriva neanche €1, parlando di Arettondo, al decimo d'oro, ma saranno, non so, più di una settimana. Ho ricevuto proposte per fare l'influencer, rifiutate. I miei video non sono monetizzati. Io conto anche che voi mettiate l'equivalente di un caffè per dare il senso della comunità decimo d'oro. Se lo facessi per soldi avrei monetizzato i video, potrei creare abbonamenti, avrei accettato di fare l'influencer. Quindi date un piccolo contributo al canale. Credo che sia un ottimo canale il decimo d'oro, senza stare a fare il finto umile, perché ci credo veramente. E quindi contribuite al decimo d'oro. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.